Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere quello che è lo studio, cioè una piccola analisi dei dati per quanto riguarda il super big match Prosecco Docchi Mocco Conegliano contro Allianz Vero Valle Milano. Match che vede scontrarsi la prima della classe, che è la Prosecco Docchi Mocco Conegliano, contro la seconda della classe, che è Vero Valle Milano. La partita sarà arbitrata da Zafter Marco. Questa pagina che vedete l'ho presa dal Match Center del sito della Lega Volley Femminile. Il Match Center ci fa anche vedere che la gara di andata è finita per 1-3 per Conegliano, sfida svoltasi in casa all'Allianz Cloud di Milano. La partita invece tra Prosecco, Doc, Conegliano e Allianz Vero Valle Milano si svolgerà appunto al Pala Verde, che si prospetta, anzi è già tutto esaurito, col pubblico che si aspetta veramente una delle sfide più avvincenti. Andiamo a vedere un attimo i dati di squadra con i match giocati per tutte e due 18, un match vinto in più da Allianz Vero Valle Milano, Prosecco Docchi Mocco Conegliano, che è quello, lo scontro diretto, infatti il match perso 1. Ed è la partita. Vero Valle Milano ha giocato anche due set in più, nonostante questo ne ha vinti solo due in meno, perdendone 4 in più. I punti fatti sono, naturalmente, visto i set giocati in più, i due set giocati in più, i punti fatti sono di più quelli di Milano, mentre per quanto riguarda i punti subiti, sempre in più Milano, siccome ha giocato più set semplicemente. Gli S di squadra sono 134, quindi Conegliano batte veramente molto bene, 938 gli attacchi vincenti, mentre i muri vincenti prevale di tantissimo Vero Valle, e questa potrebbe essere una delle chiavi del match. Quindi già possiamo iniziare a indicare come chiavi del match sicuramente lo strapotere in battuta di Conegliano contro i muri molto efficaci di Vero Valle. Questi due dati in teoria sono collegati, in quanto più si batte bene più diventa facile fare muro. Andiamo a vedere quindi i giocatori in campo. Allora, innanzitutto gli attaccanti più efficaci per quanto riguarda Conegliano sono Lac con 323 punti, seconda Lanier con 149 punti, poi c'è Robinson Cook 139, Plummer 87, un po' meno efficace, Sara Farra 96. Per quanto riguarda invece i muri, 33 i muri vincenti di Sara Farra, 27 i muri vincenti di Isabella Hacchi e via le altre. Sottolineo che comunque anche la Volosh è un'ottima muratrice con 16 muri. Per quanto riguarda invece gli ace, sono a pari merito Hacchi e Lubian con un'ottima battuta, Far 19, Volosh 16 e Robinson Cook 14. Per quanto riguarda invece Milano, siamo un po' i Gon dipendenti anche nelle statistiche, con 341 punti da parte di Paolo Egonu, 45 muri sempre di Egonu e 35 ace sempre di Egonu, che stacca di tantissimo le seconde linee. Quindi la sfida sulla carta è una sfida tra Hack e Gonu, i due sbocchi più efficaci a livello offensivo. Miriam Silla comunque sta gestendo bene la parte in attacco con 124 punti e Nika Dalderup 93, comunque buono. Diciamo che la Volosh rispetto ad Orro è un palleggiatore molto più forte. Orro, se non vorrà perdere, dovrà levarsi dalla testa questa mania che ha negli ultimi anni, cioè di pensare di essere un fenomeno, cosa che non è, e ritornare ad essere quel palleggiatore regolare che si era visto molto bene a Busto, che era un palleggiatore che dava sempre gli stessi palloni, molto regolare, molto precisa, e poi ci pensava gli attaccanti. Se vorrà mettersi in competizione col talento di Volosh, Vero Valle non avrà storia. Oltretutto, un altro dato molto importante che non si evince da queste statistiche è la qualità di ricezione, dove il Mocco Conegliano è molto meglio grazie anche alla stabilità di Robinson Cook e della De Gennaro,
Vero Volley ha un ricettore che è un grandissimo ricettore, che è la Brenda Castillo, però le sue bande pagano veramente veramente tanto. L'obiettivo sicuramente di Santarelli sarà quello di far saltare o Silla o Dalderup. Io non credo che Gaspari partirà con Silla e Dalderup, ma partirà molto probabilmente con Silla e Casut, per non soffrire troppo in ricezione, in quanto abbiamo detto che Conegliano fa 134 ace a livello di battuta straordinario. Mentre per quanto riguarda invece il sessetto di Conegliano, partirà con Cook e Lagnier. Se vuole rischiare, partirà con Plummer, sapendo di dover soffrire tanto ricezione. Detto questo, un altro dei vantaggi che ha Conegliano, sempre dovuti dal grandissimo palleggiatore, è la distribuzione molto regolare su tutti gli attaccanti. Infatti la Volosh gestisce molto bene i due centrali, due, tre centrali. Conegliano ha un bacino attaccanti molto ampio, che sono Farre e Lubian. Secondo me giocheranno loro, anche se Squarcini, soprattutto in attacco e come qualità di muro, non è male. Detto questo, invece Vero Volley partirà probabilmente con Ritchie e Candy. Candy servita pochissimo da Orro per ovvie ragioni, visto che non è un attaccante così fenomenale contro le big o le piccole, è normale che vince, anche perché il livello del campionato italiano da metà classifica in giù è di A2, quindi Candy va forte con le squadre piccole, con quelle grandi fatica, mentre Ritchie invece è un ottimo attaccante. Sarà da tenere in considerazione il fatto che sia Candy che Ritchie sono buone a muro. Oltretutto il cambio Airman è un ottimo cambio. Detto questo, quindi Conegliano non dovrà chiudere i colpi, soprattutto con la Hack, che però è molto abile a non chiudere il colpo, a tirare lungo, e questa potrebbe essere un'altra chiave. Quindi secondo me le chiavi principali saranno la qualità in battuta di Conegliano contro quella di Vero Volley, cioè se Conegliano batte a suo regime, per Vero Volley non c'è storia, e idem Vero Volley. Se Vero Volley riuscirà a trovare una buona qualità al servizio, potrebbe mettere in difficoltà la Volosh, che dà palloni scontati. Se gli attaccanti si sovraccaricano e iniziano a chiudere i colpi, allora l'arma vincente, l'arma più forte di Vero Volley, che sono i muri, potrebbero fare nettamente la differenza. Consideriamo un'ultima osservazione, che Orro, come vedete qua, non c'è tra le 5 principali muratrici perché è più scarsa, e Orro 3 giri davanti c'è sempre. Detto questo, Vero Volley dovrà essere bravissima a battere quando Orro in seconda linea, per garantirsi una palla più scontata e una qualità maggiore a muro. Quindi la sfida tra i Mocodoc Conegliano e Vero Volley Milano, a mio parere, non ha storia, in quanto soprattutto in casa vincerà i Moco Conegliano, però saremo a vedere, perché Vero Volley ha le carte, ha delle carte per battere Conegliano. Dipende un po' tutto da loro, e dipenderà soprattutto dalla Alessia Orro fresca di rinnovo, come deciderà di gestire la squadra. Ripeto, se non si metterà in testa di voler competere col talento di Volosh, Vero Volley ce la può fare a strappare una vittoria, non tanto per il campionato, ma quanto più per il morale, per dimostrare che la Serie A italiana è ancora aperta e non è un dominio unico di Conegliano. E quindi staremo a vedere il 4-2, tutti sintonizzati sui canali che la Lega Vero Volley ci mette a disposizione per vedere la partita. Quindi Rai Sport, a quanto pare, Sky Sport 1, scusate, Now e VBTV, Volleyball World TV, per assistere a questo fantastico match che si preannuncia veramente, veramente scoppiettante. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.